tutti noi. Non è stata una pazza idea quella di venire qui a cantare in TV, perché sei stata bravissima. Adesso andiamo avanti con l'ultimo partecipante di Canta in TV di questa puntata, però mi raccomando, andiamo a conoscerli insieme. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Ciao. Sei carico? Sempre croccante, sempre. Sono sempre pronto. Croccante, pronto. Allora, raccontaci chi sei, da dove vieni e cosa ci canti oggi. Allora, io sono Andrea Gè, un cantautore palermitano. Nella vita di tutti i giorni lavoro come receptionista al Quinto Canto Hotel. E poi, essendo un cantautore che dal 94 ad oggi ha composto 346 canzoni, ammazza, il mio desiderio più grande è quello di portare avanti sempre la mia musica. E questa sera ne voglio approfittare per farvi ascoltare una canzone che ho scritto per Fratel Biagio Conte. E tra l'altro vi invito al di fuori di questo programma ad ascoltare questa canzone, perché i proventi degli streaming di questo brano, le visualizzazioni su YouTube, saranno devoluti alla missione Speranza e Carità. Quindi vi invito ad aiutarci. Lo faccio anche io, mi accodo a quello che ha appena detto. Ricordami il tuo nome? Andrea Gioè. Come si chiama il titolo della canzone? Fratel Biagio Conte. E allora, per voi, Andrea. Omertosa, indifferente, non riuscivi a sopportare il dolore altrui e lo volevi alleviare. La stazione sala d'aspetto negli angoli della città di tutti gli ultimi che chiamavi fratelli. La vera felicità è il tempo speso per dare al prossimo un bagliore di speranza in più. Giovani siete il futuro verso un mondo più puro, fatto d'umile carità, pane e latte d'amore, l'autogesto per solo più non sarà accolto dalla tua bontà. Fratello Biagio Conte, eremita di pace in missione, attento fino alla fine, suo esempio è gaudio senza fine, sorriso paterno ci lascia con un abbraccio eterno in inverno. Dal disinfettato io comunale un uomo rinascerà, da quella lui creo anche per te. La vera felicità è il tempo speso per dare al prossimo un bagliore di speranza in più. Giovani siete il futuro verso un mondo più puro, fatto d'umile carità, pane e latte d'amore, l'autogesto per chi solo più non sarà e accolto dalla tua bontà. Ah, ah, ah. Voi siete il futuro, la speranza, giovani, migliorate voi questa società, ma noi vi stiamo dicendo.
felicità e il tempo speso per dare al prossimo un bagliore di speranza in più. Giovani siete il futuro verso un mondo più puro, fatto d'umile carità, pane e latte d'amore, l'autogesto per chi solo più non sarà e accolto dalla tua bontà. L'autogesto per chi solo più non sarà e accolto dalla tua bontà. Tutti abbiamo una missione da compiere. Mi avvicino, rimani con me Andrea perché sei l'ultimo partecipante di questa puntata. Grazie per questo brano, questo omaggio, questo ricordo bellissimo al nostro fratello Biagio Conte. Faccio anche un grande applauso. Canta in TV è anche questo, perché ci regala la possibilità di avere cantautori come te che non avevano ancora magari portato in giro in televisione questo brano, e noi siamo felicissimi e onorati di averlo fatto qui insieme. Grazie ancora a voi di cuore, veramente. Che dire, io colgo l'occasione per ringraziare tutti voi veramente di essere stati qui, ringraziare voi a casa che ci avete seguito. Vi ricordo nuovamente che potete partecipare a Canta in TV chiamando e prenotandovi al numero che vedete qui in sovraimpressione. È rivolto a tutti, ci sarà anche un'edizione dedicata ai bambini e ai kids, quindi bambini tutte le età, se siete professionisti, se siete artisti già nel mondo della musica, se vi piace cantare, noi vi aspettiamo qui a Canta in TV e vi aspettiamo anche alla prossima puntata, perché torniamo presto. Un abbraccio grande.